che c'hanno? Ma so io, aspetta. So io che sto facendo. Perché che c'ha? Ci dai paura? No. Non ci stanno manco i pipistrelli. Guarda fin dove arriva. Guarda, lo vedi? Ma dico, lo vedi fin dove arriva? Beh, certo, laggiù non ci arrivo. Manco dove va? Non me va, non lo so, laggiù che c'è. Non ho portato la torcia, vedi, quella grande. Bisogna venire con la torciona proprio, ma con la torcia vera, non queste qui dei telefonini. No, io ho quelle per la testa, però. Sì, ma anche quelle... Queste... Guarda che è finibile quanto ci sono. Ah, qui siamo sempre nella necropoli della Porcareccia e c'è questo... e c'è questa... come possiamo chiamarla? Beh, io la chiamerei stalla. Questa stalla, così lunga tutti questi chilometri. Ah, e qui di particolare c'è il fatto dei numeri incisi. Che sono proprio sopra dove legavano gli animali. Sì. Quindi contavano. Probabilmente... Sì, è tutto quello di 10, 9... Quanti metri sarà? Tanti. Saranno quasi 8 metri. Questo non ho capito. Anche questo è un pozzo fatto. Ma sai, forse erano vecchie cisterne, può essere? Chi lo sa? Adesso per me nell'uscire contiamo i passi. Sì. Giù che cosa c'è inciso? Non è un'incisione, ma è una pittura, sì. Del 1959, con il simbolo del Santo Spirito. Spirito. Fammi vedere qua. Ma chi ne pensato? Ah, ma stai girando. Cazzo, c'è abbastanza luce però alla fine, se ci pensi bene. Ad arco, tutto sesto. Allora, qui alla necropoli della Porcareccia, diciamo l'elemento, a parte la maestosità di questa, chiamiamola stalla, diciamo di questa struttura ipogea che va per diversi metri, 50-60 metri dentro la parete di tufo. Però la cosa particolare interessante è questa cosa dei numeri. No? Qui c'è questa V rovesciata, queste tre sanghette, che diciamo una tipologia di numero che ricorda la foggia e la fattura dei numeri etruschi. Però l'ipotesi che viene sostenuta non è tanto che questi numeri siano stati incisi così in epoca etrusca, ma sono stati incisi così su questa parete in epoca recente, fino ai nostri giorni, fino, non so, 80 60 anni fa, 100 anni fa, come diciamo indicatore di forse del numero degli animali alloggiati in questi spazi. E perché sono stati riprodotti questi numeri etruschi? Forse per consuetudine, quindi per un qualcosa che tramandato generazione dopo generazione, in un contesto agropastorale che dobbiamo immaginare quindi di tipo conservativo su determinati elementi e concetti di base, e soprattutto da parte di persone analfabete, che quindi per consuetudine nel corso del tempo hanno imparato a indicare numericamente determinate quantità impiegando i numeri etruschi che chissà forse conoscevano qui siamo in un contesto etrusco, quindi necropoli etruschi, reperti etruschi, tombe etrusche, oggetti forse con iscrizioni
chissà quante ne vedevano, ne toccavano con mano, ne osservavano gli elementi, e quindi capaci di riprodurre, quindi non potendo purtroppo all'epoca andare a scuola e quindi imparare la scrittura e il conto, no? come facciamo noi oggi, acquisivano determinate nozioni toccando con mano e vedendo quello che intorno a loro tutti i giorni loro vivevano e guardavano, osservavano e magari avevano anche dentro casa. Ah, bello! Ecco, qui in quest'altro ipogeo ci sono altri numeri, un 2, un 3, un 4 e un 5, sempre al tipo di tipo etrusco, con queste nicchie. Qui ci sono altri numeri corrispettivi e qui va avanti, quindi 5, 6, 7, 8. Otto, 5, 1, 2, 3, 4, quindi 9, arriva fino a 9. Ah, e poi c'è una croce, quindi da 9, diciamo da 9, no? 1, 2, 3, 4, sì, quindi 9 e il 10 fatto a croce. Infatti, croce più 1, 11. Croce più 2, 12 e così via. È tutto fatto così. Quindi l'idea è quella di probabilmente di stalle con l'utilizzo appunto particolare di questa tipologia di numeri che richiama ovviamente l'epoca etrusca, però probabilmente realizzati in tempi relativamente recenti, perché comunque questo non è una, non si presenta come una tomba, è una struttura ipogea, chissà, utilizzata per come stalla, quindi come riparo per gli animali.